Accantonata la presentazione delle liste, si pensa già alla squadra di assessori degli aspiranti presidente della regione. Gianfranco Miccichè, che corre con Grande Sud, Partito dei Siciliani e FLI, in occasione dell'inaugurazione del comitato elettorale, ha spiegato che nella sua squadra di governo potrebbero esserci un paio di assessori tecnici. Uno di questi potrebbe essere il professore Massimo Costa, omonimo del candidato sindaco di Palermo sconfitto, teorico autonomista. Dall'altro fronte, il saluto che Nello Musumeci ha rivolto durante la convention al Politeama a Galla potrebbe non essere stato casuale. Il rettore dell'Università di Palermo potrebbe infatti andare ad occupare una casella nell'eventuale giunta di centrodestra. Si parla di assessorato alla sanità, ma questo è un posto che un pezzo del PDL vorrebbe riservare all'eurodeputato agrigentino Salvatore Iacolino, ex manager dell'ASP di Palermo e attualmente candidato ad Agrigento, e ha inserito ben 12 candidati in varie province. Nel PDL aspira a un ruolo in giunta anche Francesco Cascio, dovrebbe essere vicepresidente di un eventuale governo Musumeci. Lo stesso Musumeci ritaglierà un incarico probabilmente per uno dei leader della destra, Gino Ioppolo, l'uomo che ha lavorato alle liste. Ancora niente indiscrezioni dal fronte Rosario Crocetta. Il candidato di PD UDC però interviene sulla vicenda Fiat di Termini Imerese. Rinunciare all'industria dell'automobile è come dire alla Fiat che la può fare da padrona e poi mollare la Sicilia e i siciliani. Cercheremo assolutamente, conclude Crocetta, di utilizzare il sito per la vocazione industriale che ha.